E bentornati ragazzi in questo nuovissimo video, sono sempre io Felix. Oggi insieme andiamo a vedere come ho perso 21.000 euro in Dogecoin. Visto che in questo canale di YouTube ragazzi si parla su come guadagnare soldi online, vi voglio fare vedere anche un video su come si possono andare a perdere dei soldi. Questa qui è solo una mia esperienza personale che voglio condividere con voi, giusto per essere sempre trasparente con voi raga, e farvi vedere che non vado solo a guadagnare soldi, ma li vado anche a perdere. Ho perso un'occasione da 21.000 euro e si sta parlando ovviamente sempre della criptomoneta chiamata Dogecoin e si sta parlando della mia finanza personale. Questo qua non è un invito all'investimento ragazzi, è solo una mia esperienza personale che voglio condividere con voi. Ma prima di proseguire come sempre ti invito a lasciare un bel like a questo video, iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto, attiva tutte le notifiche se vuoi rimanere aggiornato sul mondo del guadagno online, della finanza personale e sul mondo delle cripto. Qua come vedete infatti raga c'è il mio canale di YouTube, ormai stiamo raggiungendo i 45.000 utenti iscritti, spero di arrivare con questo canale di YouTube almeno a 50.000 iscritti, che è un bel traguardo per YouTube Italia. Intanto volevo ringraziare tutte le persone che mi stanno seguendo fino adesso e come premio ragazzi vi faccio vedere che occasione che ho avuto che mi ha portato via 21.000 euro. Adesso vi faccio capire, quindi siamo a livelli di trasparenza al 100%, si sta parlando di Dogecoin. Che cos'è il Dogecoin? È una criptomoneta ragazzi, qua come vedete questo qua è il suo valore attuale di 5 centesimi di dollaro, ok raga. Quest'anno il Dogecoin ha toccato un valore veramente alto fino ad arrivare a 8 centesimi di dollaro, come vedete qua, 8 centesimi di dollaro. Ok, forse per voi non sono tanti, ma io personalmente, ragazzi, dopo lo andiamo a vedere nel mio wallet personale, vi faccio vedere quanti Dogecoin avevo, perché li ho venduti, me li ho venduti, non tutti ovviamente, li ho venduti una piccola parte nel 2019. Ma andiamo a vedere un attimo, raga, nel 2018, ok, quindi andiamo a vedere tutto il tempo. Dov'è il 2018? Qua ragazzi guardate questo prezzo qua del Dogecoin del 2018. Io avevo acquistato Dogecoin, non chiedetemi perché, ok? Ma li ho anche guadagnati, si andavano a guadagnare veramente un sacco di Dogecoin grazie ai Faucet e grazie a dei bot di Telegram come questo qua che vedete chiamato DogeClickBot. Ce ne sono veramente un sacco di metodi per guadagnare Dogecoin e come vedete questo prezzo qua del 2018, ok ragazzi, il prezzo del Dogecoin era di neanche un centesimo, non si riesce neanche a calcolare che prezzo è questo qua di questa criptomoneta qua nel 2018. Adesso vi faccio vedere il mio conto Dogecoin, ok ragazzi, ricordatevi che il Dogecoin nel 2021, questo qua ragazzi è l'ultimo mese e qua come vedete il Dogecoin ha toccato un tetto massimo di 8 centesimi di dollaro. Fatto vedere che nel 2018 il valore non era neanche di un centesimo, non si riusciva neanche a calcolare, ok? Adesso vi faccio vedere quanti Dogecoin io personalmente avevo nel mio wallet, ragazzi, da perdere la testa, ok? Da mangiarsi le mani. Quindi Dogecoin wallet, questo qui è il mio wallet Dogecoin personale, andiamo a effettuare il login. Ce ne sono veramente un sacco di wallet per i Dogecoin, per tenerli depositati, per andare a inviare Dogecoin a altri wallet. C'è anche un'applicazione chiamata crypto.com, vi lascio il link qui sotto in descrizione del video, alla quale attualmente ha aggiunto anche Dogecoin per essere comprato e per essere venduto. Se vi iscrivete dal link qui sotto in descrizione e vi andate ad attivare, ricevete anche 25 dollari di bonus di benvenuto e riceverete anche a casa la carta crypto.com. E qua come vedete siamo nel Dogecoin ragazzi, vado a effettuare il login, non vi spaventate adesso, ok? Diamo ad attivare il codice due fattori, andiamo a effettuare il login. Qua ragazzi si sta caricando la pagina, guardate qua quello che avevo io di Dogecoin tanto tempo fa nel 2018 ragazzi. Il totale di Dogecoin che io avevo totale ricevuti
era di 300.000 Dogecoin, più di 300.000, per l'esattezza 315.619 Dogecoin. Facciamo un calcolo di quanti soldi sono questi qua al valore che era di una settimana fa di 8 centesimi di dollaro per Dogecoin. Il risultato che esce fuori è veramente, veramente da capogiro. Andiamo alla nostra calcolatrice, ragazzi. 0,0 8 centesimi di dollaro, semplici centesimi, ok? Che ammucchiate tutti insieme con questa cifra qua, andiamo a vedere quanto fa. 315.000 Dogecoin più di 25.000 dollari, ragazzi. Cioè, stiamo scherzando? Ok? Più di 25.000 dollari, sono più di 20.000 euro. Io ho bruciato 20.000 euro. Adesso può capitare questa cosa qua. Adesso, ragazzi, ovviamente è andata, ok? Io attualmente nel mio wallet di Binance ho più di 50.000 Dogecoin, che col valore di adesso del Doge sono sui 2.000 dollari, un po' di più. Se mi chiedete il perché ho venduto questi Dogecoin e perché non li ho tenuti fino adesso, è perché, ragazzi, la vita è così. Cioè, c'erano questi Dogecoin nel mio wallet, li ho voluti convertire in euro e andare a investire su altre cripto, ok? Non c'è un perché. Se mi chiedete se ci sono rimasto male, ovviamente vi dico di sì. Ci sono rimasto male, sono stato male una settimana, ma dopo, vabbè, non mi è interessato più di tanto, perché comunque ho un bel portafoglio di criptomonete. Se volete, faccio anche un video dedicato al mio portafoglio personale di Coinbase, dove vi faccio vedere tutte le mie criptomonete senza nascondervi nulla, ragazzi, perché voglio essere trasparente, perché voglio farvi vedere che i soldi li ho guadagnati e tutte le strategie che porto in questo canale. Ma con 25.000 dollari che cosa potevo fare? Con 20.000 euro che cosa potevo fare? Mi potevo comprare una macchina? Mi potevo andare a togliere dei debiti se ho i debiti? Potevo fare qualsiasi cosa, potevo risparmiare questi soldi, potevo investire questi soldi su altre cose. Ma non importa, ragazzi, cioè, la vita è così, va avanti, ok? Questi Dogecoin non ci sono più, non ci sono più i 20.000 euro, ma chi se ne frega, la vita è così. Cioè, diciamo che noi non possiamo calcolare il futuro. Il Dogecoin nel 2018 praticamente non se lo cagava nessuno. Adesso è diventato un trend dove la cosa impressionante è che l'uomo più ricco del mondo, Elon Musk, va sempre a menzionare Dogecoin, quindi tutti quanti adesso vanno ad acquistare questa criptomoneta perché c'è l'uomo più ricco del mondo che va a influenzare il mercato azionario. Quindi attualmente adesso il Dogecoin è una moneta che ha un piccolo valore e che è sotto agli occhi di molte persone. Ma si può sempre comunque guadagnare Dogecoin gratuitamente grazie ai vari faucette e grazie ai vari bot di Telegram. E attualmente il prezzo del Doge, ragazzi, andiamo a vedere l'ultima settimana, stiamo anche calando, ok? Perché da 7 centesimi di dollaro stiamo andando praticamente giù, ok? Comunque va sempre a oscillare il prezzo dai 5 centesimi di dollaro, che è già tanto, ragazzi, per questa criptomoneta che non ha neanche un obiettivo alle sue spalle. Questa criptomoneta è nata per scherzo, ragazzi, e un valore così alto di 5 centesimi di dollaro, cioè, è incredibile. Come avete visto prima, nel 2017, nel 2018 non valeva neanche un centesimo di dollaro, ma neanche la metà, non si riusciva a calcolare neanche il prezzo da quanto non aveva valore il Dogecoin. Adesso, essendo molto ricercata come criptomoneta, il mio consiglio è quello di sì, potete comprare Dogecoin, ma non come investimento. Lo potete comprare se avete dei soldi da buttare, praticamente. Per me non è un investimento finché non c'è nessuno che fa qualcosa per andare a creare un obiettivo dietro a Dogecoin. Ebbene, ragazzi, per il video è tutto. Mi raccomando, se volete rimanere aggiornati sul mio portafoglio di criptomonete, dove andrò a svelarvi le mie cripto che ho nel mio portafoglio Coinbase e il mio valore attuale di tutto il mio portafoglio, iscrivetevi a questo canale, attivate la campanellina e mi raccomando, ragazzi, lasciate un bel like al video per sostenermi in questo canale.